Grazie, bentornata in un nuovo gameplay con me. Allora, ci sono un po' di novità. Ho acquistato le altre due espansioni che mi mancavano perché sul sito di Origin ci stavano delle offerte veramente imperdibili, degli sconti assurdi. Quindi ho acquistato sia Vita in città che Usciamo insieme. Quindi, come avevo annunciato nello scorso gameplay, ora comunque sia costruiamo questa casa insieme e poi dopo vedrò di trasferirli in qualche appartamento. Quindi carichiamo la nostra partita e via. Ora stavo pensando, visto che ormai figlio e moglie del figlio sono giovani, magari qui possiamo fare una casettina per lei, per l'anziana, e i due li mandiamo, ecco, si danno pure i bacetti carini, li mandiamo a vivere in un appartamento che magari è un po' più adatto a loro. Quindi bando alle ciance, iniziamo la costruzione. Ok ragazze, quindi questa è la casa che ho fatto per la suocera. Ve la faccio vedere un po' più dettagliatamente. Ok, come avete potuto notare, ho usato il codice che mi fa inserire più oggetti nello stesso posto. Ho fatto una casetta molto semplice e molto piccola, visto che tanto ci sta solamente lei, che tanto loro due adesso li trasferiamo. Quindi ho fatto questa cucina. Così, tre sgabelli perché due mi sembravano troppo pochi. Metti caso che vengano a trovare la suocera, possono mangiare insieme tutti e tre. Poi qui ho fatto il caminetto col televisore e un piccolo divano. Questa è la camera da letto che volevo provare, questo armadio che era gigante. Però proviamo così. Ah, ecco, infatti,
come immaginavo, quindi proviamoci, dai. Facciamogli fare subito fighi fighi a loro due per provare quest'armadio. Dove è andato lui? È imbarazzato per che cosa? Ah, zimbello della moda. Sì, ma ha bisogno di consigli di moda più saggi prima di riprovare a vestirsi di testa propria. Ma non è vestito brutto, l'ho vestito io. Ok, questo vai. Oddio santo, ma questi rompono l'armadio. Ok. Hanno testato l'armadio della mamma. Quindi vi dicevo, questo è il bagnetto, è molto carino, questo mi piace un sacco. Ho messo sia doccia che vasca e qui ci ho posizionato gli asciugamani rosa troppo troppo carini. E loro intanto ancora stanno facendo casino dentro l'armadio. Poi ho fatto una porta che porta fuori, una porta che porta, comunque che va sul balcone, diciamo così, sulla veranda. Ci ho messo un piccolo barbecue, dei cactus, poi insomma avete visto dal video, sicuramente lo velocizzerò. E poi qui ho fatto la piscinetta e l'ho voluta fare un po' alta perché non volevo quelle classiche che stanno a terra, insomma. Adesso vediamo un po' se... Ah, questo è felice, vedi? Amore in posti strani, ok. Dove va lui non si sa. Comunque... Ma io non lo so dove è andato. A chiacchierare con la madre. Che la madre sta qua fuori. Si fanno i selfie, tranquilli. Allora, unità familiare, trasferisci. Quindi tu levati dal computer, vai qua. Vediamo un attimo. Allora, io li volevo trasferire in questo quartiere qua, nel mercato delle spezie, però c'è il quartiere delle arti che non mi dispiace. Allora, sede del Festival di Strazi e Disastri, il quartiere delle arti Bohemien è amato da musicisti, artisti e creativi di ogni genere, quindi volendo possiamo inserirli qua, che non è né terra terra come questo e né chissà cosa come questo qua. Però questo dice che è da ristrutturare. Però qui volendo ci stanno due stanze. Gli prendiamo questo, ok. Un appartamento da ristrutturare dall'affitto decisamente ragionevole con un balcone spazioso. Ok, un ottimo posto dove esercitare le proprie abilità di manualità. Ok, si trasferiranno qui. Sì, momentaneamente ammobiliato. Poi dopo ci penseremo. Quindi benvenuti a casa vostra. Per adesso lasciamo ammobiliata così, poi vediamo. Oddio, che schifo! Ma che cos'è questa roba? Nessuno la leva. Qui c'è una camera da letto, panni per terra. Ma perché sti panni per terra? Ma questo che cos'è, per i topi? Ma è orribile questa casa, tocca solamente dargli una sistemata. Cosa che faremo? Magari la prossima volta, pian pianino. Anche perché hanno pochissimi soldi. Quindi o facciamo che un qualcuno che non si sa come e perché gli dà un sacco di soldini e quindi poi aggiusteranno la casa, o per il momento stanno così. Ma penso che arriverà l'aiuto di un qualcuno qui. Va bene, ragazzi, allora si conclude qui il mio secondo episodio di The Sims 4 e ci vediamo al prossimo scoprendo insieme queste due nuove espansioni. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!